Tra il II e il VI secolo d.C., una serie di pandemie destabilizzò l'impero romano. La prima fu la peste Antonina, che avvenne tra il 165 e il 180 d.C., e la seconda fu la peste di Giustiniano tra il 541 e il 542 d.C. La prima epidemia uccise circa 5 milioni di individui in Europa e in Asia, mentre la seconda fu ancora più mortale, uccidendo quasi 50 milioni di persone. Gli storici hanno concluso che il primo focolaio sarebbe stato il vaiolo o forse il morbillo, mentre il secondo era probabilmente una peste bubbonica. Ciò che è chiaro è che queste pandemie contribuirono sicuramente al declino e soprattutto alla decimazione di coloro che vivevano all'interno dell'impero romano. Quindi, cosa hanno a che fare queste pandemie con l'India? Lo scoppio della peste Antonina coincise con le prime raffigurazioni artistiche della prima dea epidemica, se così si può chiamare, dell'Asia meridionale, chiamata Ariti. Questo demonio, trasformato successivamente in Yakshi, protettore dal buddismo, fu una figura ben nota intorno al volgere dell'era cristiana. La madre dei demoni, come era chiamata in vari testi buddisti, Ariti e la sua discendenza demoniaca erano noti per avere rubato e mangiato bambini appena nati, questo secondo appunto le tradizioni e i testi sacri. Sempre secondo le leggende buddiste, fu costretta a vedere i propri errori, gli errori dei suoi comportamenti, quando incontrò il Buddha e fu convertita nel principale protettore del Sangha buddista. Nella sua nuova forma, come dea benevola di abbondanza, tra gli altri ruoli avrebbe concesso anche i doni per avere un parto sano alle donne. Era anche una protettrice dalle malattie, principalmente appunto dal vaiolo. Un pellegrino cinese del VII secolo, Yixing, riferiva di avere visto statue di Ariti in ogni monastero che visitava attraverso il subcontinente, nonché vari rituali celebrati in suo onore sia da laici che da monaci. Yixing riferiva nel suo diario di viaggio, intitolato Un documento della religione buddista, praticata in India nell'arcipelago malese, che Ariti dovesse essere propiziata per il benessere dei bambini e il dono del parto. Un suo contemporaneo, Xuan Zang, menziona uno stupa che le era stato dedicato, che era dedicata ad Ariti, nel Gandhara, identificato con Peshawar e la sua regione circostante in Pakistan, e che si diceva segnasse il punto in cui Ariti era stata convertita proprio dal Buddha. L'autore cinese scrisse che le donne della zona adoravano lo stupa per il suo potere di assicurare il benessere e una protezione ai propri figli. Esistono molti esempi scultorei di Ariti, raffigurata alcune volte come una matrona stilizzata che regge un bambino, soprattutto nell'impero di Kushana che è esistito dal I secolo al III d.C. e che ebbe come sua capitale principale proprio Peshawar. L'impero Kushana si estendeva dall'Asia centrale all'Uttar Pradesh indiano ed era anche l'origine degli stili artistici indo-greci, così chiamati, che avrebbero avuto un profondo impatto sull'arte medievale indiana. Fu anche la cultura dell'incubazione da cui emerse successivamente il buddismo Mahayana. Molte statue di Ariti che risalivano al tempo della peste Antonina sono state recuperate, scavate proprio nei territori dell'impero Kushana. Uno di questi luoghi era situato proprio a Peshawar ed è quello menzionato da Xuan Zang. Lo storico moderno Étienne Lamotte, nel suo libro del 1958, History of Indian Buddhism, From Origin to the Sakha Era, registra che nel piedistallo di questa statua, della metà del II secolo, era scritta una preghiera che implorava Ariti di portare via il vaiolo in cielo. Per l'archeologo A.D.H. Bivar, questa non fu una coincidenza. Nel suo articolo intitolato Ariti and the Chronology of the Kushanas del 1970,
scrisse che la proliferazione delle statue di Ariti suggeriva che i devoti stessero cercando di scongiurare la minaccia dell'infezione. È noto che le pestilenze di Antonino e Giustiniano avevano anche viaggiato lungo le fiorenti rotte commerciali terrestri e marittime dell'epoca, spostandosi appunto dal sud e dall'est asiatico al Mediterraneo ed oltre, e quindi probabilmente e verosimilmente arrivando fin dentro l'impero romano. Bivar scrisse: «Il ruolo dell'impero Kushan in una simile catastrofe è abbastanza evidente. Il centro di diffusione dell'infezione da vaiolo durante il secondo secolo d.C. era senza dubbio l'Asia meridionale. Se la nostra datazione dell'immagine di Scaraderi al 136 d.C. è corretta, l'epidemia stava già crescendo durante il regno di Kanishka. Nel giro di pochi anni l'infezione avrebbe raggiunto proporzioni pandemiche e le numerose immagini di Ariti di Gandhara avrebbero quindi riflesso la crescente disperazione dei devoti buddhisti. Presto il virus fu lanciato lungo le rotte delle carovane del commercio della seta e si diresse quindi verso i porti del Golfo Persico e del Mar Rosso. Non sarebbe sorprendente che i romani lo incontrassero a Ctesifonte nel 165 d.C., così ci dice lo studioso. Un altro storico, Alfred Fouché, registra nel suo libro del 1915 Note on the Ancient Geography of the Gandhara che un tumulo vicino allo stupa di Ariti, proprio a Peshawar, era venerato da donne musulmane e indù locali che avrebbero preso la terra del sito e l'avrebbero conservata dentro degli amuleti per preservare i loro bambini dal vaiolo. In India, per molti secoli, Ariti ha continuato ad essere propiziata da parte di soggetti ansiosi di evitare l'infezione, anche se il suo culto si è diffuso con il buddismo in paesi come il Nepal, la Cina e il Giappone. Il suo aiuto contro le febbri epidemiche e dal raffreddamento, specialmente tra i neonati, l'ha reso una divinità molto popolare in tutta l'India. Le sculture di Ariti sono state ritrovate nella maggior parte dei principali siti monastici in tutta l'Asia meridionale, tra cui Mathura nell'Uttar Pradesh in India, Ratnagiri ad Odisha, Saran nel Bihar, Rajshah in Bangladesh, Ayanta, Aurangabad, ad Ellora nel Maharashtra, così come a Salihundram e Bhojanakonda in Andhra Pradesh. Nel sito storico di Sankaram, una grande statua in pietra arenaria di Ariti, conosciuta localmente semplicemente come Amma, è collocata in un posto d'onore. La studiosa indiana Shri Padma Holt, nel suo articolo del 2011 intitolato Ariti, Village Origins, Buddhist Elaboration and Saivita Accommodation, scrive delle sue ricerche sul campo, sulle dee popolari in Andhra Pradesh, trovando divinità con storie molto simili, alcune delle quali erano appunto raffigurazioni di Ariti, venerate come dee contro la febbre e per la fertilità, con nomi come Erukamma, Pochamma e Peddamma. La studiosa nota anche i ruoli simili interpretati dalla controparte giapponese di Ariti, ovvero Karitei. O Kariteimo, mo significa madre in giapponese, è venerata nel tempio buddista dell'VIII secolo di Todaiji a Nara in Giappone. È interessante notare che il tempio, oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO, fu costruito nel 752 d.C. con un decreto reale, in parte in risposta a una grave epidemia di vaiolo che era scoppiata appunto in Giappone tra il 735 e il 737 d.C. Ci sono state molte altre dee della febbre in India, ma ne ricorderò altre due correlate, Parnashabari e Shitala. Parnashabari è una divinità tantrica del buddismo Vajrayana, molto probabilmente presa in prestito da fonti tribali, il suo nome infatti si traduce come la signora tribale vestita di foglie. Il suo culto come dea che cura le febbri e il vaiolo coincise infatti con le stesse aree in cui la dea Shitala era venerata per attributi simili, l'India orientale, principalmente il Bengala e l'Odisha.
Come descrive la studiosa Miranda Shaw nel suo libro Buddhist Goddess of India del 2006, ci sono prove del culto di Parnashabari nell'arte dell'era Pala, dal Vikramapura in Bangladesh nell'XI secolo, del distretto di Dhaka, nonché da fonti testuali come il mantra della meditazione Sadhanamala, circa dell'XI secolo d.C. Vestita di foglie, brandendo una bacchetta di foglie per scongiurare le malattie e le febbri da raffreddamento, cammina e calpesta le malattie così come il dio Ganesha. Il culto di Parnashabari la venera sia come entità che uccide la malattia, sia per il suo significato nascosto e tantrico come distruttrice di false nozioni. Sebbene il culto di Parnashabari sia oggi estinto in India, rimane comunque come una delle divinità principali del buddismo tibetano. Al posto di Parnashabari oggi è Shitala, la dea della febbre, la più famosa del paese. Le sue caratteristiche possono essere spesso distinte perché cavalca un asino e brandisce una piccola scopa con cui si dice che spazzasse via le malattie. Nella sua iconografia successiva e moderna, a volte tiene anche le foglie di un albero di neem o una brocca di terra. Nel suo articolo Old Rituals of New Truths, Possession and Healing in the Cult of Sitala del 2019, lo studioso italiano, questa volta Fabrizio Ferrari, confuta la visione orientalista di Sitala come dea del vaiolo. Lo studioso afferma che le sue ricerche sul campo nel Bengala occidentale hanno rivelato che per i locali era colei che controlla la febbre del mese di Basanta. Ferrari afferma anche che Sitala non deve essere identificata con la malattia, come sembra suggerire l'etichetta dea del vaiolo. Il vaiolo, il morbillo e le febbri esistono in modo indipendente e sono già nel nostro corpo, sebbene inattivi. Sitala li controlla semplicemente, come suggeriscono molti dei suoi nomi. Così scrive lo studioso italiano. Sempre Ferrari cita anche altre divinità della malattia più localizzate nell'area bengalese, come la dea del colera, Olai Chandi per gli indù, Olai Bibi per i musulmani, o la dea delle infezioni del sangue, Raktabati. Lo studioso italiano ha anche scoperto che a volte Sitala è identificata con dee completamente diverse, come Shasti, Manasa, la dea serpente, così come Ariti e Parnashabari. Un'altra affascinante scoperta è stata la varietà di rituali che facevano parte del culto di Sitala prima che le vaccinazioni diventassero comuni e all'ordine del giorno. Un rituale in particolare dedicato a Sitala prevedeva che a una persona fosse inoculato pus secco e infetto da una precedente vittima del vaiolo. L'obiettivo era quindi innescare una forma più lieve della malattia e quindi ottenere l'immunità. Un procedimento sicuramente poco gradevole, ma che sicuramente portava i suoi effetti. L'inoculatore rituale, afferma Ferrari nei suoi studi, apparteneva a caste basse, come i malini, cioè i giardinieri, e i napiti, cioè i barbieri. Erano conosciuti come dottori che marcano e l'inoculazione sarebbe stata accompagnata dalla lettura di mantra o da altre parole sacre che attirassero la dea nella persona inoculata, al fine di proteggerla. Nel paziente, isolato ovviamente in una stanza ma sotto sorveglianza, i tremori della febbre mostravano che la dea Sitala era entrata nel suo corpo. Il paziente diventava quindi ospite di Sitala, che era propiziata con cibi freddi, tra cui acqua fredda o infusi, cibo vegetariano ma anche normale. Fuori dalla stanza dell'isolamento, le donne disegnavano le alpane, che sono decorazioni benauguranti tipiche di tutta l'area del Bengala, e la gente teneva spettacoli musicali e raccontava storie attinte dallo Sitalapala, un testo molto antico. Una volta che la febbre si era calmata e il paziente si era ripreso, il lavoro di Sitala era finito. Abbiamo vissuto in tempi recenti una pandemia mondiale che ha lasciato in ognuno di noi delle tracce indelebili e che in molti casi ha cambiato anche abitudini e stili di vita. La storia ci insegna quanto questi eventi possano
segnare profondamente le nostre vite, ma anche quanto spetti ad ognuno e a tutti noi insieme poi riprendere possesso sempre delle nostre vite e della nostra felicità.